Ciao ragazzi e benvenuti anche oggi in questa nuova puntata di iPhone Italia Hot News, la nostra rubrica settimanale con le notizie più importanti relative al mondo Apple. Iniziamo subito. Ciao ragazzi e ben ritrovati in questa nuova puntata di iPhone Italia Hot News, la nostra rubrica settimanale con le notizie più importanti relative al mondo iPhone. In questa settimana ci sono state davvero tante notizie. Dopo l'ultima, che era stata un po' vuota, ci sono state veramente tante notizie, soprattutto tante notizie importanti relative non solo ad iPhone e ai prossimi iPhone, ma anche relative ad Apple in generale. Una di queste, infatti, riguarda entrambe le cose, iPhone e Apple. Secondo quanto emerso, o meglio, anzi, è già ufficiale, ragazzi, anche se non ci sono ancora i servizi attivi in Italia, ma ci saranno probabilmente a brevissimo anche online, dovrebbero essere attivi soltanto negli Apple Store, quindi soltanto in quei paesi in cui c'è già un Apple Store. Apple ha ufficialmente lanciato negli Stati Uniti e in Europa il servizio di riciclo degli smartphone, riciclo non soltanto degli iPhone, ma anche degli smartphone Android, Windows Phone, BlackBerry. Ne avevamo parlato come rumors su iPhone Italia in queste ultime settimane, adesso la notizia si è concretizzata. Quindi, se avete uno smartphone Android e volete recarvi in Apple Store per acquistare un iPhone, adesso potete consegnare quello smartphone ad Apple e ricevere uno sconto sull'acquisto di un iPhone nuovo. Chiaramente la valutazione sarà fatta da Apple che, come al solito, utilizza dei servizi per la valutazione dei dispositivi non, diciamo, legati a se stessa, quindi sono dei servizi alternativi che danno poi una valutazione di mercato al prodotto. Chiaramente se vi presentate con un Galaxy S2 probabilmente avrete una valutazione talmente bassa che forse il dispositivo non verrà neanche accettato, quindi i dispositivi di fascia più alta e moderni avranno una valutazione, sì, ma comunque non aspettatevi grandissime cifre. Se già Apple con i suoi iPhone non va oltre i 250 euro magari per un iPhone di precedente generazione al momento dell'acquisto di un nuovo iPhone quando si riconsegna il modello vecchio. Quindi questo servizio c'è, non sappiamo ancora quando arriverà la disponibilità del servizio anche online, adesso è attivo negli Apple Store. Fateci sapere magari quale valutazione riuscirete a ottenere per il vostro dispositivo Android, Windows Phone o BlackBerry consegnato ad Apple. E sempre parlando di Apple Store e di nuovi prodotti di Apple, mancano ormai 10 giorni ai preordini di Apple Watch 24 al rilascio pubblico del dispositivo ed Apple si sta preparando per il lancio di questo nuovo ed interessante prodotto. Secondo infatti quanto è emerso, Apple avrebbe aperto proprio in queste ultime giornate ben tre store dedicati esclusivamente alla vendita di Apple Watch, quindi non Apple Store, o meglio Apple Store, ma che vendono solo Apple Watch. Questi negozi appunto avranno quindi tutti i modelli di Apple Watch, chiaramente con le solite limitazioni, ad esempio la versione Sport sarà quella più frequente, diciamo più disponibile negli Apple Store, perché chiaramente è quella che Apple si aspetta di vendere con in maggiori unità. L'Apple Watch tradizionale chiaramente avrà le sue unità, ma saranno meno dello sport. Poi ci sarà il Watch Edition, che sarà invece limitatissimo, perché chiaramente non tutti i giorni una persona entra in Apple Store e acquisterà uno smartwatch da 10.000-20.000 euro. E ricollegandoci proprio al settore dei dati di vendita, Apple ha invece ufficializzato che il 27 aprile, quindi soltanto 3 giorni dopo il lancio pubblico di Apple Watch, arriverà la conferenza finanziaria relativa al Q2 di questo anno fiscale. Non sappiamo se i dati di Apple Watch potranno già essere inclusi, magari proprio per darci un dettaglio al volo su quanto abbia venduto in quei 3 giorni. Io onestamente non credo, però sicuramente avremo i dati di vendita sugli ultimi iPhone, sugli ultimi iPad, sugli ultimi Mac e così via. Oltre che insomma le revenue complessive fatte registrare da Apple, che ricordiamo nell'ultima conference call relativa al precedente trimestre aveva sì fatto registrare dei dati veramente record, e ci si aspetta ancora che magari Apple possa confermare questo trend anche in questo nuovo segmento finanziario che verrà analizzato appunto il 27 aprile. Restiamo in ambito Apple Watch perché in questa settimana è emersa, o meglio è stata confermata un'indiscrezione che farà piacere a tutti coloro che pensano di utilizzare Apple Watch durante l'attività fisica. Perché nonostante nei video promozionali sul sito internet di Apple sia stato sempre mostrato l'Apple Watch in fase di attività fisica collegato ad un iPhone magari posto sul braccio,
In realtà Apple Watch riuscirà a monitorare l'attività fisica degli utenti anche senza iPhone. Questa è una grande cosa, perché appunto non era sottointeso che fosse così, anzi si pensava l'esatto contrario, quindi ottima novità questa per chi vorrà acquistare uno smartwatch Apple, perché così si potrà uscire di casa semplicemente con l'Apple Watch al polso senza portarsi l'iPhone al braccio. Mi ricordo un po' quando io correvo con il mio iPod Nano di sesta generazione, che già mi controllava i passi eccetera, i chilometri percorsi, le calorie. Però vabbè, questo penso l'abbiate fatto un po' tutti voi, quindi sì, sarà un po' un ritorno al passato. Magari sì, levarci quell'iPhone dal braccio potrebbe essere una cosa molto comoda. Ci spostiamo poi in ambito jailbreak, perché questa settimana c'è stata una conferenza dedicata al mondo del jailbreak in Cina e i due team più importanti cinesi, gli ultimi due che hanno rilasciato un jailbreak per iOS, si sono espressi pubblicamente sulla questione jailbreak per iOS 8.2 e non solo. Il primo è stato il team Taig, che sono appunto i creatori del jailbreak Taig, che ha voluto specificare che al momento non esiste un jailbreak di iOS 8.2. C'era stata un'indiscrezione secondo cui il jailbreak sarebbe stato rilasciato venerdì scorso, quindi quasi una settimana fa, ma poi non è stato così. Chiaramente gli sviluppatori, gli hacker, sì, hanno confermato di essere al lavoro, quindi sì, ci stanno lavorando, però i lavori sono ancora ad uno stato veramente primordiale, quindi ci sarà ancora da attendere veramente tanto. Non si può ancora parlare di un rilascio, perché il programma non c'è, si sta ancora lavorando sulla ricerca degli exploit, sulla ricerca delle vulnerabilità da sfruttare, quindi veramente siamo all'inizio, ragazzi, e come al solito vi ricordo che mai gli hacker e gli sviluppatori dicono ok, rilasceremo il jailbreak il 30 aprile. No, lo rilasciano una volta che è pronto, quindi fino a quel momento non ci sarà mai un'indicazione sul rilascio del programma. La seconda comunicazione invece arriva dal Pangu Team, che sono gli autori del jailbreak Pangu, altro team cinese che ha voluto inviare una lettera aperta alla community del jailbreak dicendo, specificando alcuni aspetti, cioè la questione del milione di dollari ricevuti è stata negata completamente dal team di Pangu. Hanno detto soltanto che loro ricevono revenue, quindi guadagni, semplicemente dal sito internet che ha dei banner e quindi così pubblicità eccetera. E poi hanno parlato anche molto della discriminazione, perché si sono visti in un certo senso non appoggiati dalla community del jailbreak in questi mesi, in questi anni di lavoro, che continua a preferire i team storici, che ormai, se ci pensate, è da diverso tempo che non rilasciano più nulla di concreto lato jailbreak. Quindi loro hanno detto: noi siamo un gruppo di giovani hacker, abbiamo seguito dei corsi di uno di questi hacker storici, Stefan S. Rionic, da cui hanno ripreso alcuni exploit svelati da lui nei corsi di tecnica, insomma, relativa al jailbreak. Lo stesso Ionix l'era un po' presa da sto punto di vista, aveva voluto in tutti i modi che fosse incluso il suo nome o che fossero rimossi gli exploit utilizzati da lui in passato dal jailbreak di Pangu. Così è stato, però adesso il Pangu team non ci sta più e quindi ha dichiarato in realtà che, insomma, se tu sveli quelle vulnerabilità in uno dei tuoi corsi, poi non puoi non pretendere che magari qualcuno le utilizzi per realizzare un nuovo jailbreak e fare contente tante persone. Quindi questo più o meno era il succo del commento, della lettera aperta di Pangu. Insomma, i due team del jailbreak più attivi al momento, tutti e due cinesi, stanno in realtà facendo un ottimo lavoro a quanto pare, nonostante appunto questa discriminazione che inevitabilmente c'è stata, forse anche da parte nostra inizialmente, perché spesso, ed è questo inevitabile da dire, dalla Cina sono nati molti jailbreak scam, quindi jailbreak finti che in realtà rubavano i dati agli utenti e così via. Pangu e Taig in realtà sono invece realtà molto compatte e stabili e sicure. E poi eccoci alla notizia più calda di questa settimana, più hot news di questa settimana, ossia è stato svelato il primo case, la prima custodia reale, la prima scocca di iPhone 6C, 5CS, insomma del prossimo iPhone C. Secondo quanto emerso appunto da questi leak provenienti dalla Cina, Apple starebbe sì lavorando su una nuova versione dell'iPhone colorato, per le persone colorate, come hanno descritto da sempre iPhone 5C. Questo iPhone, che chiameremo 6C per ora, sembra molto simile ad iPhone 5C, manterrà il form factor praticamente invariato del primo modello C, quindi schermo da 4 pollici, ma sul retro troveremo forse una nuova fotocamera. Sembra proprio che ci sarà il True Tone Flash in stile iPhone 5S, quindi quello non come su iPhone 6 circolare, ma praticamente un po' più ovale. E poi avremo probabilmente un Touch ID sulla parte anteriore dei nuovi speaker ridisegnati.
Tutto questo però non sappiamo quando arriverà. La mia personale opinione, quindi davvero è personale, non è nulla di concreto, non ci sono rumor a riguardo, è che se a questo punto sono già usciti insomma queste componenti di iPhone 5C, questi rumor pesanti sul dispositivo, magari un annuncio interessante Apple potrebbe farlo alla WWDC di giugno. Potrebbe essere un ritorno insomma per una nuova serie di iPhone emergente, la serie C, per rivitalizzare insomma il mercato un po' a giugno, quando Apple invece solitamente presentava i suoi iPhone fino al 2010, fino al momento di iPhone 4. Dopodiché la presentazione si è spostata sempre verso settembre-ottobre. Secondo me potrebbe essere interessante quindi se un iPhone 5C fosse presentato a giugno, per quelle persone che magari sono indecise se acquistare un iPhone 6, un 6 Plus, un 6S, un 6S Plus, o semplicemente per coloro che vogliono un iPhone da 4 pollici nuovo di Apple e che non lo vedono praticamente da quasi un anno e mezzo, dall'iPhone 5C e dall'iPhone 5S. Bene ragazzi, quindi anche per oggi questa puntata di iPhone Italia Hot News finisce qui. Come al solito, se vi è piaciuto il video lasciate un commento e un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e noi ci risentiamo al prossimo video. Ciao a tutti da Andrea Cervone per iPhoneitalia.com.